Il nome del Teatro Comunale di Modena è già un emblema dell'eccellenza italiana, una bandiera della nostra unicità. Teatro Luciano Pavarotti, così si chiama, in memoria del più grande tenore di sempre, monumento della lirica nazionale ad ogni latitudine del mondo. E non poteva essere diversamente, visto che qui a Modena Pavarotti ha iniziato la sua straordinaria carriera, contagiando con la sua grande passione nuove leve come quelle che hanno dato vita al Nabucco che siamo venuti a sbirciare dietro le quinte. Il Teatro Comunale di Modena, che appartiene alla categoria dei cosiddetti teatri di tradizione dal 1967, viene denominato col nuovo nome di Teatro Comunale Luciano Pavarotti dopo la scomparsa del grande tenore nel 2007. Ad unanimità del Consiglio Comunale venne presa questa decisione e sia per i legami che lo stesso Pavarotti ha avuto con questo teatro, uno dei primissimi debutti di Pavarotti fu fatto in questo teatro, la Bohème che vinse col concorso di Reggio Emilia fu prodotta anche dal Teatro Comunale di Modena, ma anche per il legame particolare che il grande tenore ha voluto sempre tenere con la sua città, con i suoi amici, e quindi c'è stato sempre un legame speciale fra Pavarotti e la città di Modena, quindi è stato, diciamo, un omaggio obbligato. Tra l'altro ci troviamo in questa sala che è stata allestita con alcuni dei ricordi che appunto parlano del legame del teatro con Luciano Pavarotti, ed è un piccolo assaggio di quello che può essere poi visto nella casa museo del grande tenore. Terra di gente operosa e ingegnosa quella di Modena, e forse Pavarotti poteva nascere solo qui. Non sorprende quindi constatare il grande legame dei modenesi con la tradizione operistica italiana, un legame più vivo che mai. Beh, Modena è una realtà produttiva di grande respiro, è un'area di grande creatività che raccoglie il passato dal tempo dei duchi ad oggi con passione e determinazione per i prodotti della terra, dall'aceto balsamico, il prosciutto, il parmigiano, l'ambrusco. Insomma, qui c'è una terra molto fertile, c'è una terra molto attiva, c'è una terra produttiva, c'è una terra che vede la Ferrari e la Maserati, ma anche che vede la grande cultura del teatro. E noi abbiamo più teatri nella nostra realtà comunale, stiamo investendo per Emilia Romagna Teatri per realizzare anche il Teatro delle Passioni, cioè l'insieme di opportunità. Ma noi abbiamo però un teatro che si chiama Pavarotti e c'è un legame profondissimo con la nostra terra, perché Pavarotti era un modenese profondo, potrei dire è un modenese profondo, perché ancora ci aiuta nella sua dinamica di stile, di voce, per cantare nel mondo passione di un territorio di grande respiro. Proprio perché continua a vivere dentro di noi, perché la Ferrari, la Maserati, Pavarotti, il sistema Modena, Mirella Fregna, insomma c'è un tessuto fortissimo di opportunità che diventano elemento di forza di un territorio che vuole competere nel mondo con radici profonde qui, ma stare nel mondo con tanti numeri uno. E Pavarotti per noi è ancora un grande numero uno. Il Teatro Comunale di Modena è infatti una delle case della lirica italiana, fucina di talenti e professionalità che resistono orgogliosi, nonostante la modernità, che non rappresenta per nulla un ostacolo, ma una opportunità per l'opera di oggi e di domani. Il Teatro Comunale di Modena ha sempre conservato quello stile del fare opera all'italiana che ci ha contraddistinto in tutto il mondo e che possiamo dire abbiamo insegnato in tutto il mondo. Quando si parla di fare opera alla maniera italiana si parla del modo di gestire il palcoscenico e le scenografie. Noi siamo uno dei pochi teatri che ha conservato intanto la sala di scenografia dove si dipingevano e si dipingono ancora le scene dipinte. Oggi si tende a costruire oppure a proiettare, ma noi
abbiamo conservato questa grande tradizione, grazie anche a Rinaldo Rinaldi, che è un nostro collaboratore esterno, questa grande tradizione delle scene dipinte. Non solo, ma fare teatro cosiddetto all'italiana vuol dire avere la capacità di muovere ancora le scenografie con le corde, con corde e con trapesi. Questo ci permette una cosa che sembra di poco conto, ma che è molto importante, di muovere le scene a tempo esattamente di musica. La creatività e l'ingegno dell'uomo non conoscono collocazione temporale. Ecco perché nel teatro di Modena sopravvivono mestieri antichi, portati avanti da talenti mossi principalmente dalla passione, spesso con risvolti inaspettati. Io sono un macchinista, quindi mi occupo prevalentemente di montaggio, costruzione e movimentazione di scene. E ovviamente ogni volta che arriva una scena, se non è costruita internamente dal nostro laboratorio, viene controllata e verificata che gli attacchi siano compatibili con le nostre leggi italiane e con la portata di questo teatro, perché essendo una struttura prevalentemente originale in tutte le sue parti, che è un teatro del 1841, quindi anche la graticcia che è di legno, abbiamo una portata di 250 kg al metro quadro. La struttura che abbiamo montato qui, in realtà ogni blocco pesa 450 kg, quindi superiamo abbondantemente questa portata, questo limite che abbiamo, e cerchiamo delle risoluzioni tecniche, quindi viene controllato tutto, verificato che tutto è compatibile e poi si procede al montaggio. In questo momento sto tirando delle corde, questo è un lavoro prevalentemente manuale ed è antico come il teatro italiano. In questo momento abbiamo montato Nabucco e siamo per partire per le prove fra poco, e quindi diamo una sistemata a tutto quello che è il ballatoio, il palcoscenico e quello che comporta il teatro in generale. Di aneddoti ce ne sono tanti, ti racconto il primo: è quando mi è stata data la possibilità di fare il responsabile, il capo macchinista, che sono stata chiamata in ufficio tecnico, e mi hanno fatto accomodare, io tutta un po' seria, un po' così, che ha detto: oddio, ho combinato qualcosa, ho fatto qualcosa che non andava. E invece mi hanno chiesto se ero disposta a seguire questo Macbeth, che poi in realtà ha girato tantissimo in Europa, uno spettacolo bellissimo del maestro Cobelli, e lì a un certo punto sono esplosa a piangere come una bambina, come una ragazzina, ed è stata forse la parte più emozionante, la prima volta che mi hanno chiesto di fare il capo macchinista. È stato molto bello, ancora oggi me lo ricordo come un momento fantastico. E per questo dico che tante persone possono fare questo lavoro, perché è un momento magico ogni giorno, è divertente, e non è detto che serva forza, lo può fare chiunque, basta soltanto a volte dimenticarsi un po' della propria vita e entrare in quella che ti dà il palcoscenico, perché ti richiede questo, te lo richiede tanto. Vita da palcoscenico, vita fatta di sacrifici e passione, dove non esiste solo la ribalta vista dal pubblico. Dietro le quinte si alimenta un brulicare di figure organizzate, al servizio del regista e del direttore d'orchestra, certo, ma soprattutto dell'arte come fine ultimo. Ognuno offre il suo contributo. Coinvolgere e portare avanti la tradizione di un certo artigianato tipicamente nostro della scenografia ottocentesca all'italiana è qualcosa di doveroso, perché fa parte della nostra cultura e della nostra identità. Allora, faccio un passo avanti: l'opera, che piaccia o no, è parte della nostra identità, è parte del nostro patrimonio nazionale. In quanto tale va, se si parla la lingua italiana all'estero, è sui palcoscenici dei teatri dove appunto si rappresentano le opere di Verdi, di Puccini, eccetera. E anche da un punto di vista, diciamo, dell'artigianalità, delle competenze, è doveroso custodire, tutelare questa sapienza. E poi non è detto che, per esempio, quello che riguarda la pittura
Non vuol dire che riproporre la pittura si debba fare il teatro alla vecchia maniera, con i fondali principali. Cioè la pittura stessa ha subito un'evoluzione nel tempo. Quindi ci sono strumenti che sono ancora di assoluta validità e il modo in cui si applicano certe tecniche e certe appunto sapienze. In un'opera lirica tutte le maestranze sono coinvolte e tra queste spicca proprio qui a Modena quella legata alla scenografia, fiora all'occhiello del teatro, che porta in dote una tradizione tramandata addirittura dal Rinascimento. È la pittura di scena che forse è la parte più nobile della scenografia, perché è legata a una tradizione che ci deriva dal Rinascimento, anzi ci deriva direttamente dal Rinascimento. Noi usiamo gli stessi strumenti, gli stessi pennelli, gli stessi colori, usiamo i pigmenti e operiamo su superfici di grandi dimensioni. Noi abbiamo base e altezza e su questo lavoriamo e otteniamo la terza dimensione attraverso la pittura, e siamo però convinti che la pittura, questo tipo di pittura non morirà, e allora stiamo cercando in qualche modo in questo luogo di preservare il modo di fare pittura, la tecnica pittorica, che è sempre stata comunque un'eccellenza italiana, è sempre stato un nostro primato, ci è sempre stato riconosciuto da tutti all'estero. I pittori italiani sono sempre stati i migliori, sono rimasti veramente pochi però. E quindi comunque attraverso le accademie e quindi il contatto continuo con gli studenti che in qualche modo si avvicinano in questa sala alla pittura di scena, cerchiamo di far vedere loro come si utilizza tecnicamente o come si può sviluppare la pittura di scena su un fondale. Io penso che l'uomo comunque, al di là delle nuove conquiste tecnologiche, abbia bisogno di usare le mani, fondamentalmente si tratta di questo, quindi credo che la pittura, il disegno non smetteranno mai di esistere. Questo è un aspetto che credo non vada sottovalutato. Penso che nonostante la crisi che appunto la pittura di scena o le arti manuali stanno vivendo, saranno superate, oppure si tratta semplicemente di trovare un nuovo equilibrio. Esiste quindi un equilibrio tra passato e futuro? Tra tradizione e modernità? Sembra di sì. E il teatro lirico è un punto d'incontro ideale per queste spinte apparentemente antitetiche, dove la costante nel tempo è facilmente identificabile in un unico elemento, la creatività. Certamente l'opera è un linguaggio che non può essere paragonato alla dimensione, per esempio, del teatro di prosa. È un linguaggio dove le persone comunicano anziché parlando attraverso il canto e dove tutti si parlano contemporaneamente, simultaneamente, e tutti però si capiscono. Quindi siamo su un piano di astrazione e non di realtà, perché poi il teatro ha bisogno di uno spazio di fantasia, di uno spazio di reinterpretazione da parte del pubblico e lo sguardo dello spettatore che fa vivere l'opera stessa. L'opera, una qualunque rappresentazione senza il pubblico, non ha senso di esistere. E comunque il teatro è essenzialmente soprattutto creatività. Allora, mettere addosso agli interpreti delle divise militari, delle mimetiche, degli abiti troppo contemporanei, troppo di uso diciamo comune e quotidiano, rischia di togliere quello spazio invece che sarebbe il presupposto del fare teatro, cioè l'essere creativi. L'estro umano quindi ci accompagna nel tempo, esercitandosi in molte forme, spesso artigianali, quelle del saper fare, ma anche del sapersi arrangiare, come in questo caso, dove il Nabucco messo in scena a Modena è di fatto un riallestimento proveniente dalla Spagna.
Dietro le quinte si lavora così per riadattare a misura gli abiti per il nuovo cast, con quella precisione che solo i sarti sanno avere. Allora, queste nell'armadio sono la scheda misure della signora che interpreta Abigail. Questa è una foto che ho stampato io tramite internet della signora Billeri. E queste invece sono le foto della cantante che aveva interpretato il ruolo di Abigail a Tenerife. In base a queste ho dovuto realizzare l'abito nuovo per la cantante, perché l'abito che veniva da Tenerife non era di misura per la nostra cantante. E così facciamo per tutto il cast, confrontiamo la scheda misure dei cantanti che abbiamo qua a Modena rispetto ai cantanti che hanno cantato a Tenerife, ai costumi che ci arrivano, poi vediamo se riusciamo a metterli a misura oppure dobbiamo realizzare l'abito completamente nuovo. Di solito le schede misure dei solisti sono le agenzie stesse, perché sappiamo che i solisti lavorano tutti tramite agenzie, quindi l'agenzia stessa del solista che poi invia, nel momento in cui hanno contattato il cantante o meno, invia al teatro la scheda misure relativa del solista. Poi magari può succedere che in sartoria, una volta arrivato il solista, rifacciamo la scheda, ricontrolliamo se le misure coincidono oppure no, perché a volte magari può succedere che un cantante fa una scheda misure 20 anni fa, poi manda in giro sempre con la stessa scheda misure. Questo può, purtroppo ogni tanto succede. Questi problemi di certo non arrivano al grande pubblico che si siede in platea. Ma lo spettatore ignora anche la grande complessità della macchina organizzativa che sta dietro le quinte, come quella che permette, ad esempio, cambi costumi rapidi e precisi. Beh, perché tutto funzioni, l'imperativo è che ci vuole una precisione matematica. Cioè bisogna essere il più schematici possibile, perché quando c'è molta gente, molte persone e poco tempo, la schematicità credo sia la cosa fondamentale, quindi ognuno deve sapere più o meno che cosa deve fare, quanto, in che tempi e dove. Motivo per cui a ogni corista, a ogni solista, ad ogni mimo, ad ognuno delle persone che devono entrare in scena, vengono provati, assegnati i propri costumi, ogni pezzo è nominato, ha un'etichetta all'interno, nascosta, in cui c'è riportato il suo nome, perché nel caso in cui ci siano degli elementi fuori posto, per qualsiasi motivo, si riesce a ricondurli esattamente alla persona che li deve indossare, quindi a ritornare all'assetto e alla schematicità di base. E unito a questo anche degli schemi e delle indicazioni, perché ognuno sappia quando deve cambiarsi, come, con che cosa mettere, cosa togliere, dove mettere le cose che toglie e dove trova le cose che deve mettere. A oliare questo ingranaggio che si muove a ritmo di musica contribuiscono molte professionalità, ma il carico più rilevante è sulle spalle del direttore di scena. Il direttore di scena è una professionalità spesso non tanto conosciuta, ma molto essenziale nel teatro, soprattutto nel teatro d'opera, perché nella prosa il direttore di scena viene anche spesso sintetizzato dal capomacchinista, invece nel teatro d'opera il direttore di scena ha una peculiarità abbastanza importante. Io seguo dallo spartito quello che succede sul palcoscenico, mi segno tutto quello che succede, e questa è anche un po' una mia tecnica, di segnare il più possibile sullo spartito per sapere come si evolve lo spettacolo. Quindi il mio compito sarà poi quello di garantire che in palcoscenico tutto funzioni, che tutte le persone siano al posto giusto al momento giusto, per cui devo chiamare tutti in tempo, controllare che i tecnici siano al loro posto, che il cambio scena sia stato fatto nel modo giusto, nel punto giusto, che l'attrezzeria, gli oggetti di scena siano stati posizionati. Fisicamente non lo faccio io come direttore di scena, ma io devo controllare e garantire che tutto funzioni. Diciamo che il direttore di scena è un po' il parafulmine del palcoscenico. Tutto converge sul direttore di scena, per cui è il trade union tra direttore d'orchestra, regista, mimi, solisti, tecnici, a volte ufficio stampa, produzione, il punto di riferimento, perché è quello appunto che deve raccogliere tutte le informazioni e tenerle poi su questa sacra Bibbia, come la chiamo io. A sipario chiuso, sono molte le figure professionali che in un'opera rivestono un ruolo essenziale. Tra queste c'è l'attrezzista, che qui a Modena non si limita a gestire gli oggetti di scena.
ma quando è necessario li realizza ex novo, in modo del tutto artigianale. Stiamo realizzando, appunto, stiamo oggi il giorno dell'ante generale del Nabucco, e il Nabucco è arrivato già tutto confezionato, per cui noi come attrezzisti, il nostro lavoro in questo caso per il Nabucco si è limitato al lavoro di scena, nel senso abbiamo seguito le prove, cercando di capire appunto dove posizionare i vari oggetti in base alle necessità, ai vari ingressi, fare in modo che i cantanti o i mimi o il coro trovi l'oggetto di cui ha bisogno nel giusto punto di ingresso in scena. Diciamo che questo grosso modo è il lavoro dell'attrezzista in palcoscenico. Abbiamo la fortuna in questo teatro anche di realizzare alcune cose per cui possiamo divertirci a costruire degli oggetti, che è quello che io amo di più fare. Tra i mestieri nascosti merita una menzione anche quello del maestro accompagnatore, senza il cui contributo non potrebbe essere messa in scena nessuna opera. Dunque, il maestro accompagnatore al pianoforte è fondamentalmente un assistente fondamentale del direttore d'orchestra. Diciamo che suona al posto dell'orchestra, per dirla molto genericamente, finché non arriva appunto l'orchestra, che arriva solamente nella settimana precedente la prima, diciamo. Quindi sotto direzione riporta la musica per le prove di regia, quindi grande assistente anche del regista, e coi tempi esatti che ha deciso il direttore d'orchestra, e ripete quanto serve per il regista per trovare, diciamo, la giusta regia, per far provare i cantanti, per far provare il coro. E questo è perché ovviamente l'orchestra non può essere presente dal primo giorno di prove, ma anche perché è proprio durante una produzione che il direttore d'orchestra affina i tempi e il regista affina la regia anche sulla base del materiale a disposizione, in questo caso dei cantanti, del tipo di cantanti, dell'indole, della sensibilità, per cui i tempi poco a poco trovano il loro equilibrio, e in modo che il direttore d'orchestra, quando arriverà all'orchestra, conosce esattamente quale sarà il tipo di respiro, di emozione, di sensibilità che ha il cantante, e creerà, unirà il tessuto musicale tra orchestra, coro, solisti, e nascerà in quei 2, 3, 4 giorni di prove di assieme, nascerà l'opera, come la vedremo poi alla prima. Quando la fatica è finita, si apre il sipario e bisogna dare questo al pubblico, questo è il momento in cui mi dico: ho fatto la scelta giusta, perché vivo completamente le emozioni dell'aver creato musica e di trasmetterle al pubblico. Fatica e passione sono le prerogative di chi ha scelto di lavorare nei teatri lirici. Per qualcuno è una scelta legata alla carriera che ha deciso di intraprendere. Per altri è una risposta coerente a uno stile di vita. Per altri ancora è un richiamo forte, ancestrale, nei confronti della musica. La musica è vero. È parte della vita di ognuno di noi, poi in me particolarmente. Allora, io nella vita faccio l'idraulico, sembra una cosa un po' così pazzesca, però fare per vivere l'idraulico non mi ha tolto comunque la possibilità, il desiderio e la forza per poter venire a teatro e giocarmi tutto, perché ogni volta che si va in scena è come se tu ti giocassi tutto, proprio è una cosa che ti spinge da dentro, te lo senti dentro ed è più forte di te, è irresistibile, è un'onda di piena che ti travolge
è finito il lavoro, io la stanchezza svanisce e si corre in teatro. Per le prove si sta lì e si impara, si studia. Prima di addormentarmi mi metto le cuffiette, ripeto le parti e poi mi addormento. Sembra una follia. A dirlo così dice, ma è impossibile. Credetemi, questa è una cosa che ti vive dentro, ti nasce, cresce e probabilmente morirà con me. L'unica parola che posso utilizzare per spiegare come è possibile avere musica e lavoro contemporaneamente con un'unica vita, praticamente se ne vivono due contemporaneamente, e la parola è sacrificio. Devi dare tanto, non ti puoi inventare niente per lo studio, è vero. Lo studio significa mettersi lì anche quando hai i lacrimoni dalla stanchezza, ti tiri su le maniche, te le rimbocchi come andare in cantiere e cominci e lavori. Ecco, questa è l'unica parola che mi viene in mente, è sacrificio. La vita di una cantante, almeno per quanto mi riguarda, ma credo che sia un po' per la maggior parte delle cantanti e dei cantanti, è una vita di enorme sacrificio, perché a parte il fatto che ci dobbiamo sempre muovere, non siamo quasi mai a casa, quindi anche questo è un sacrificio grande, ma poi il sacrificio grande è anche quello di dover studiare continuamente. Cioè, un cantante lirico non si ferma mai. Ogni volta anche che affronta un nuovo personaggio, cioè, ci sono sempre nuove sfide, nuove cose da dover superare, nuove difficoltà. Studiare anche un personaggio come quello di Abigail è una cosa che richiede maturità vocale, maturità da affrontare personaggi molto grandi già prima di arrivare a questo, secondo me. Non è così semplice, io ho aspettato un pochino prima di cominciare a studiarlo e poi di debuttarlo. È uno dei personaggi monster della lirica per i soprani, per cui ovviamente è una grande difficoltà sempre arrivare a preparare un ruolo come questo. Impegno e abnegazione sono requisiti indispensabili anche per chi svolge questa professione a pochi metri da casa. Per me cantare a Modena, che sono di Modena, è complicato perché è bello da una parte avere la propria casa e i propri affetti vicini, però è più difficile perché si canta tra amici, si canta dove tutti ti conoscono e quindi i riflettori sono un po' su di te. E bisogna fare per forza bene, però è la cosa più bella, cantare nel teatro dove hanno cantato Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Raina Cabaivanska, è un onore, quindi bisogna onorarlo. La magia dell'opera è la musica, cioè come anche se un cinese non sa l'italiano viene rapito dalle scene, dall'orchestra e dalla musica meravigliosa che abbiamo. Quindi, e poi vedi rappresentate le emozioni, le vite di altri che coinvolgono. Alla fine, anche se sono mondi molto lontani a volte, ci ritroviamo tutti. Quando io canto dei brani tipo che non sono lirici, ma tipo mamma, se io riesco a trasmettere l'emozione, vedo le lacrime scendere da chi mi ascolta, io sono riuscito a dare qualcosa di importante, di grande, qualcosa che non si può comprare, perché è un'emozione e le emozioni non si comprano.